Noi oggi siamo con Fabio Geda e Anaetollah Akbari per la presentazione del loro ultimo libro Nel mare ci sono i coccodrilli, pubblicato dalla casa editrice Baldini Castoldi Dalai. Ciao Fabio e ciao Anaetollah. Fabio Geda è già al suo terzo libro, questo però è un libro particolare perché Geda offre, diciamo, la sua penna all'anima e alla voce di Anaetollah Akbari. La prima domanda è per Fabio. Mi spieghi da dove viene il titolo del libro? Ma allora, il titolo di questo libro viene da un momento, da un passaggio del libro stesso, un momento in cui Enayatollah va in gommone, fa il pezzo di mare tra la Turchia e la Grecia. E sono quattro ragazzini, lui è il più grande di tutti, c'è un ragazzino molto 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 piccolo che ha paura dei coccodrilli. Questo per, no? Per, come dire, per sottolineare la drammaticità della situazione, che prevede che dei ragazzini di quell'età, che non hanno nemmeno mai visto il mare, si trovino insomma da soli ad attraversare un tratto di mare pericolosissimo, ma che ovviamente non contiene coccodrilli, insomma. La seconda domanda invece è per Enayatollah. Mi ha colpito molto il sottotitolo del libro Storia vera di Enayatollah Akbari. Il fatto di aver aggiunto l'aggettivo vera la dice lunga sulla tua vita, come a rimarcare il fatto che potrebbero risultare frutto di invenzione letteraria di Fabio le tue avventure. Perché avete voluto aggiungere vera? Perché io sono dei Enayatullah, mi sono sentito di fare questo passo, di scrivere questo libro, perché è il mio nome. Comunque io prima di scrivere questo libro andavo nella scuola con i ragazzi della scuola superiore, scuola media, a raccontare queste cose. Quindi mi sembrava giusto perché me la sentivo una testimonianza vera. Prima di tutti gli afghani cerco di fare questo passo per farmi capire agli altri. La domanda successiva è per Fabio. Nel secondo dei tre comandamenti che la madre ha lasciato in eredità a Enayatollah, appunto lei lo prega di non usare le armi. Di non usare le armi anche se qualcuno farà del male alla tua memoria, dice sua madre. Naturalmente non poteva pensare che invece avrebbe incontrato te, che alla fine la memoria gliel'hai restituita. In che modo sei entrato nella sua vita e in che modo lui ha permesso di entrarci? Beh, io sicuramente sono entrato nella sua vita in punta di piedi, sono entrato nella sua vita permettendo alla sua vita di entrare dentro di me, ecco, ok? Quindi trasformandomi in un grande orecchio, come dicevamo anche. Credo sia un po' questo il cuore della faccenda, cioè mettersi in ascolto umile e poi tentare di interpretare più che non i fatti, perché i fatti che raccontiamo sono assolutamente quelli e sono quelli che sono avvenuti, ma interpretare lo sguardo che Enayatollah ha calato su quei fatti. La prossima domanda invece è per Enayatollah. Fabio ha detto che è diventato orecchio per poi essere voce, la tua testimonianza. Adesso che è uscito questo libro, che effetto ti fa poter sfogliare quando vuoi il tuo passato? Emozionante sicuramente, emozionante, molto emozionante. E leggendo questo libro e non vedo solo righe, una riga nera su un foglio bianco, ma proprio vado con gli occhi, io vedo quelle storie che ho passato, quelle che ho vissuto, leggo ogni parola che abbiamo detto nel libro, io lo immagino, lo rivivo, la situazione. Un'altra domanda per te. Tu dici, la vita senza scuola è come la cenere. Mi piacerebbe che tu raccontassi brevemente l'episodio di quando i talebani hanno chiuso la tua scuola. Perché faccio un stupido esempio. Per esempio, api di miele, non fa di sparso miele, si costruisce, fa tutto nel suo nido. Anche a scuola più o meno una cosa del genere, impari, fai costruisci il tuo futuro, conosci un sacco di gente, fai amicizia, però se stai a casa perdi tutto, perdi amicizia, perdi la cultura, perdi il sapere, diventi un cieco, no, non sei niente. Quindi la scuola prima di tutto per l'amicizia, poi con l'amicizia impari piano piano altre cose.